Bentornati a Dirty Drinking, la rubrica di Lala Wine che parla di enogastronomia in maniera trasversale. Con Paola Dei, psicologa, donna del vino e direttrice della rivista Monografie di Gestalt e ribattezzata anche Enopsicologa, stiamo trattando da alcune puntate la teoria di personalità o enneagramma e stiamo scoprendo con lei, in base alle personalità e ai sette vizi capitali più vanità e paura, quale vino si addice a questi tratti. Per quest'ultima puntata ci siamo lasciati gli istintivi e gli ultimi tre vizi, ovvero lussuria, ira e accidia. Bentornato Paola e aspettiamo Grazie, di sapere Barbara. da te che vini bevono questi tre viziosi. Bravissima, peraltro. Ti ci muovi benissimo in questa teoria. Siamo agli istintivi e quindi negli istintivi ci avevamo messo Paolo e Francesca, la lussuria, no? Che proprio dall'idea di questo vino che ti inebria totalmente. E quindi io direi che adattissima è l'amarone, diciamo, che non è come il dolcetto, lo senti? Il dolcetto appare dolcetto, poi però c'è il retrogusto amaro. L'amarone si presenta subito amarone. E quindi sai già che vai a bere questo vino dal sapore forte, è un amarone ed è adatto perché i lussuriosi hanno sempre dei caratteri molto forti. Tu pensa che se un lussurioso, ora così è un esempio estremo, no? Ma se un lussurioso vede una scarpa che gli piace in una vetrina a mezzanotte è capace di chiamare la proprietaria per andare a comprarla subito. Sono istintivi. E quindi molto, molto repentini, molto forti come caratteri. E questo nella loro cantina, quindi ci stai dicendo che nella loro cantina c'è l'amarone. Beh, l'amarone. Pensa che questa cosa è molto carina perché nella prima puntata di Dirty Drinking abbiamo intervistato Sissi Baratella e abbiamo chiesto di associare i vini alle protagoniste di Sex and the City e anche lei ha associato l'amarone all'amore, alla passione, in quel caso a Harry. Quindi questa cosa mi fa sorridere, c'è un ritorno, un fil rouge. E non è casuale, vedi? Perché la passione è sempre forte, travolge, no? È travolgente. Quindi carino anche questo richiamo, al quale poi associerei anche il Chianti. Un vino vivace e con una discreta dose di alcolicità. Loro sono sempre molto vispi e vivaci, tant'è vero, uno dice, ma come fanno? Cioè, gli istintivi tu le riconosci perché queste a tutte le ore del giorno e della notte sembrano sempre su di giri, no? Anche il Chianti, ci sono vari tipi di Chianti che possono essere associati o più all'ira, o più alla lussuria, o più all'accidia, dipende dal tipo di Chianti, però sono sempre molto adatti a grigliate, E quindi questo abbinamento di questi vini con il fuoco mi pare proprio adattissimo con i lussuriosi. Mi dà la sensazione che quest'ultimo gruppo ti stia particolarmente simpatico, anche perché da Toscana ci stai proponendo il Chianti in varie sfaccettature. È una mia sensazione o è vero? No, è vero, mi sono molto simpatici gli istintivi perché hanno una parte, un po' diciamo, i più animaleschi, ma in senso buono, no? Nel senso, questi ascoltano la passione, ne può portare di meno di tutte le lucubrazioni mentali o di tutti i ruminamenti emotivi. E quindi, come ti ho detto, gli piace una scarpa, la devono prendere. Intanto, prima di arrivare all'ultimo vino, che è sempre toscano ed è il primo nella Top Wine, hai già capito di quale vino parlo, io ci metterei fra gli istintivi anche i vini del Vesuvio. Mamma mia, tutti i vini del Vesuvio con questo fuoco, vini dell'Etna, dove c'è fuoco ci sono gli istintivi. Quello che lascio per ultimo, che è adatto a tutti, all'accidia, perché dopo aver bevuto questo vino fa una bella riposata, una bella dormita e quindi è quello che più gli piace, adatto quindi all'accidia, adatto all'ira, perché se c'è un po' d'ira
beve questo vino, se la placa, visto il gusto molto saporoso, e alla lussuria, perché i lussuriosi, se ci hanno da conquistare qualcuno e gli offrono una calice di sassicaia, hanno già conquistato e stiamo parlando del sassicaia di Bolgheri, che ho lasciato per ultimo. È un vino molto secco, ecco perché sta bene agli istintivi, è secco, armonico e robusto, di corpo robusto. E questo lo fanno a Bolgheri, i cipressi che a Bolgheri Alti e Schietti vanno da San Guido in duplice filar. Paola, da adesso in poi, grazie alla teoria di personalità o enneagramma che tu ci hai illustrato nel dettaglio, associando un vino, anziché regalare fiori, io direi che potremmo andare sugli scaffali delle enoteche e scegliere un vino in base alla personalità o dare un messaggio alle persone che stiamo andando a trovare attraverso le etichette. Io ti ringrazio infinitamente, continua a seguirci sulla La Wine e sui nostri canali social. A presto, Paola. Grazie, grazie Barbara. Ciao, 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 ciao.